argomento di cui ci interessiamo stamattina è il rifasamento, un'operazione importante che adesso abbiamo gli strumenti per poter capire, diciamo così, per poter approfondire. La questione si pone in questi termini. Allora immaginiamo di avere due carichi, cioè due impedenze differenti, diciamo il carico 1 e il carico 2, che vengono sottoposte alla stessa identica tensione B. Queste impedenze differenti potrebbero rappresentare due diversi utilizzatori dell'energia elettrica. Per esempio, potrebbero essere gli impianti di due diversi appartamenti. L'ente erogatore dell'energia elettrica fornisce due MOSFET, che sono quelli del contatore cosiddetto, al quale poi si allaccia tutto il resto dell'impianto elettrico dell'appartamento, dell'abitazione, dell'utilizzatore in generale. Quindi immaginiamo che questi siano i due morsetti forniti dall'ente erogatore e questa impedenza rappresenti l'utilizzatore di un appartamento. In pratica lì dentro ci sono tutti i miei elettrodomestici, la lavatrice, la lavastoviglie, tutti gli utilizzatori, gli apparecchi utilizzatori dell'energia elettrica che ci sono in casa mia. Invece 2 è il mio vicino, d'accordo? Che viene alimentato alla stessa tensione, ma chiaramente un'impedenza diversa perché ha degli elettrodomestici diversi, utilizza diversamente l'energia elettrica. Ne consegue che essendo diversi carichi, sottoposti alla stessa tensione, le due correnti, I1 e I2, saranno in generale differenti. C'è una proporzionalità, come ben sappiamo, quindi a variare tensione, diverse impedenze, diverse correnti. Beh, supponiamo che, benché siano diverse le correnti, I1 e I2, venga garantita questa uguaglianza. Partiamo da una cosa più generale, poi arriviamo a questo immediatamente. Immaginiamo che le due correnti siano differenti, ma che le potenze attive assorbite da due carichi siano uguali. P1 e P2 sono la potenza attiva assorbita dal carico 1 e dal carico 2 rispettivamente. Ricordate, no, ieri cosa vuol dire potenza attiva? Se queste due potenze attive sono uguali, poiché la potenza attiva e la potenza media coincidono, vi ricordate ieri cosa abbiamo detto? Possiamo anche dire che nell'ipotesi che ieri abbiamo discusso, l'energia assorbita dal carico 1 e dal carico 2 è la stessa. Infatti ricordate che, purché nell'intervallo di osservazione ci siano molti periodi, l'energia è semplicemente data dalla potenza media, ossia la potenza attiva, per l'intervallo di tempo di interesse. Questo l'abbiamo visto ieri in un certo dettaglio. Quindi se le due potenze attive sono uguali, anche le energie assorbite in un intervallo macroscopico, diciamo così, sono uguali. E quindi, nei fatti, i due utenti, 1 e 2, pagano la stessa bolletta. Vi ricordate, ieri vi ho detto che quello che noi paghiamo all'ente erogatore è l'energia che noi consumiamo. Quindi se consumano la stessa energia, se consumano la stessa energia 1 e 2, essi pagheranno la stessa tariffa. Beh, qual è la conseguenza di questo? Adesso viene l'uguaglianza che avevo scritto inizialmente. Ricordiamo a che cosa è uguale la potenza attiva. È uguale al prodotto di tensione, il modulo di tensione, cioè il valore efficace della tensione, che si chiama V. Per il valore efficace della corrente, che chiamo I con 1, per il coseno dell'angolo di carico dell'oggetto 1, chiamato φ con 1.
Ah, per inciso, questo forse io non ve l'ho detto, la quantità coseno di φ, coseno di φ 1 in questo caso, si chiama fattore di potenza. Vabbè, è una denominazione. Analogo discorso qui. La potenza P2 si scrive V in 2 coseno φ 2. Stessa cosa, no? Poiché la tensione è la stessa, la posso semplificare evidentemente e posso scrivere I1 cosen φ1 uguale I2 cosen φ2. Come posso rappresentare questa situazione con un diagramma fasoriale? Posso farlo in questo modo. Immaginiamo che questa sia la tensione B, ok? Fasore B. Ah, adesso abbiamo anche la possibilità di dire questo. Quando ieri abbiamo fatto il discorso sulle potenze attive, reattive, eccetera, avrete forse osservato che le quantità di nostro interesse in termini di potenza, potenza attiva, reattiva e così via, dipendono solo dallo sfasamento fra tensione e corrente. C'è l'angolo φ di mezzo, la potenza attiva è V cosen φ, la potenza reattiva è V sen φ. Su queste potenze non compare la fase, diciamo così, assoluta delle due fasure, ma conta solo lo sfasamento. Questo in qualche modo conferma quello che già vi avevo anticipato qualche lezione fa, ovvero che quando io vado a fare i diagrammi fasoriali, più che la fase assoluta in sé, conta lo sfasamento relativo tra i fasori. Perché è da quella quantità che dipende quella potenza e quindi l'energia. Quindi io qui non mi preoccupo di dire quant'è la fase di V precisamente, ma quello che mi preoccupa di più è capire qual è lo sfasamento relativo fra i vari fasori. In particolare immaginiamo che I con 1 sia questo, per esempio. I con 1 è questo fasore qui e quindi questo angolo è I con 1. Come io rappresento graficamente questa quantità I con 1 cosen φ1? I con 1 è il modulo del fasore, cioè la lunghezza, no, della freccia. Cosen φ1 è il coseno di quest'angolo, quindi è come se io stessi facendo la proiezione ortogonale su questa retta qui. Vi trovate? Questo segmento, quello che ora vi sto identificando, rappresenta la lunghezza di questo segmento, rappresenta la quantità I con 1 cosen φ1. Chiaro? Bene, sui due posso fare lo stesso ragionamento, ma quello che osservo è che, poiché queste due quantità devono essere uguali, le due proiezioni ortogonali devono essere uguali, quindi 2 potrà essere, per esempio, questo. E questo è l'angolo φ2 questa volta. Le proiezioni devono essere uguali. Mi trovate? Oh, nel fare questo disegno io ho implicitamente supposto che i due carichi 1 e 2 siano ohmici induttivi, perché la corrente, vedete, è in ritardo rispetto alla tensione di quegli angoli φ1 e φ2 che ho identificato. E in particolare ho supposto che φ1 sia maggiore di φ2. Vedete, è un'ipotesi che ho fatto, chiaramente se valesse il contrario il ragionamento sarebbe esattamente uguale, non c'è perdita di generalità per fare questo. Quindi ho supposto φ1 maggiore di φ2. L'angolo φ1 e l'angolo φ2, vi ricordate, sono compresi fra 0 e pi greca mezzi. Lo vediamo anche, diciamo, graficamente, no, questo fatto. Vi ricordate, quando io metto insieme più i poli induttori e resistori, viene fuori un angolo di sfasamento compreso fra 0 e pi greca mezzi. Ricordate le costruzioni che facemmo qualche tempo fa? Questo vuol dire che siamo nel primo quadrante, se volete, e quindi il coseno di φ1 è minore del coseno di φ2. Il coseno è una funzione decrescente nel primo quadrante, quindi se φ1 è maggiore di φ2 il suo coseno è minore, perché appunto è decrescente. E questo vuol dire che il modulo della quantità I1, che è uguale a I2 diviso coseno φ2 diviso cosen φ1, no?
qui posso immaginare di dividere per cosin fi1, trovate questo. Se cosin fi1 è minore di cosin fi2, questa quantità è maggiore di 2, perché questo rapporto risulta essere maggiore di 1. Se questo è minore di questo, questo rapporto è maggiore di 1, e quindi 1 è maggiore di 2. In altri termini, scopro una cosa che, diciamo, dal grafico è evidente, ovvero che il modulo della corrente con 1 è maggiore del modulo della corrente con 2. La lunghezza della freccia, vedete? Questa freccia è più lunga di questa, c'è poco da dire. E questa è, se volete, la verifica matematica. Quindi io ho due carichi, 1 e 2, diversi, che pagano la stessa bolletta per i motivi che dicevamo prima, che però richiedono correnti di modulo differente. In particolare uno richiede una corrente più grande di 2. Ora, dal punto di vista dell'utente non c'è niente altro da aggiungere, nel senso che ciascuno degli utenti, uno e due, funzionano come devono, assorbono una certa potenza, richiedono una certa corrente, tutto funziona regolarmente. Dal punto di vista dell'ente erogatore, le due situazioni 1 e 2 non sono però equivalenti, benché paghino la stessa bolletta. Questo perché dobbiamo immaginare che a monte di questo, non disegnato qui, ci deve essere qualcosa che gli dà la possibilità di erogare una tensione V con certe caratteristiche all'utilizzatore. In altri termini, dobbiamo immaginare che l'ente erogatore, in qualche modo, fornisca la tensione V al carico 1, immaginiamo che questo sia il carico 1, no? Per esempio, quindi questo sarà il 1, tramite un generatore reale. Sapete che noi possiamo rappresentare come generatore reale Thevenin delle reti comunque complesse. Bene, quindi diciamo questo è abbastanza generale come riferimento. Allora, qual è il problema? Il problema è che chiamo letto questa resistenza. Il problema è che per fornire una certa potenza P con 1, che è quella che abbiamo prima discusso, potenza attiva P con 1, al carico 1, l'ente erogatore deve erogare una certa potenza tramite il generatore e deve però compensare anche le perdite su questo resistore. Ricordiamoci che vale sempre la conservazione delle potenze attive, stiamo parlando di potenze attive, le quali si conservano, come abbiamo dimostrato ieri. Quindi la potenza erogata da questo generatore è pari alla potenza assorbita da questo resistore più la potenza assorbita da questo. La potenza assorbita da questo resistore, la chiamo P con R, è pari a R per I con 1 quadro. Quindi nel caso 1 varrà R I con 1 quadro. Nel caso 2 varrà R per I con 2 al quadrato. Poiché I con 1, il modulo, qui c'è il modulo, ricordate, poiché I con 1 il modulo è maggiore di I con 2, la potenza assorbita dal resistore è maggiore nel caso 1 che non nel caso 2. È chiaro per tutti? Devo ripetere? Questo vuol dire che l'ente erogatore dovrà erogare col suo generatore una potenza attiva maggiore nel caso 1 che non nel caso 2, perché dovrà in qualche modo compensare la potenza assorbita da questo. Chiaro? Quindi i due utenti, 1 e 2, non sono equivalenti dal punto di vista dell'interrogatore, perché pagano la stessa bolletta, perché consumano la stessa potenza attiva, richiedono la stessa potenza, assorbono la stessa potenza attiva, ma richiedono all'ente erogatore di erogare una potenza attiva differente, una parte della quale viene, tra virgolette, buttata in un certo senso, perché non viene poi pagata. Ecco che quindi l'ente erogatore ritiene più conveniente la situazione 2 che non la situazione 1. Chiaro? Analogo discorso si potrebbe fare non solo in termini di potenza, ma anche di caduta di tensione. Ieri abbiamo visto questo concetto, fra questo punto e questo punto. La caduta di tensione, ricorderete ieri, dipende dal valore efficace della corrente che circola qui, c'è quella formuletta semplificata che abbiamo visto. Quindi è chiaro che normalmente
salvo casi molto particolari, al crescere del valore efficace della corrente, cioè al crescere del modulo di icon 1, cresce la caduta di tensione su questa resistenza. E quindi l'interrogatore, per garantire 220 volt il valore efficace qui, dovrebbe avere una tensione più alta qui nel caso 1 che non nel caso 2. Ok? Quindi, sia lato perdite, diciamo così, potenze, sia lato caduta di tensione, la situazione 2 è più conveniente alla situazione 1 per l'interrogatore. Ripeto, è solo dal punto di vista dell'interrogatore, non c'entra niente l'utente, non te ne frega niente di questo che stiamo facendo. Qual è la situazione ideale per l'interrogatore? Adesso abbiamo capito questo meccanismo, capiamo che per l'interrogatore la situazione ideale è quella in cui per un'assegnata potenza il modulo e la corrente è più piccolo possibile. Quella è la condizione perfetta per l'interrogatore. Graficamente vediamo che questo avviene quando icon 2, quando la corrente in generale è allineata con la tensione. Se io, cioè, considero tutte le possibili correnti che hanno la stessa proiezione qui, quella di modulo più piccolo è quella che sta proprio allineata, evidentemente. Quindi la situazione ideale per l'interrogatore è quella in cui l'angolo φ di ritardo della corrente rispetto alla tensione è pari a 0, ovvero coseno di φ uguale 1. Quindi la condizione ideale per l'interrogatore è quella di fattore di potenza unitario. Fattore di potenza unitario. Coseno φ abbiamo detto si chiama fattore di potenza. Quindi questa è la situazione ideale a cui vorrebbe l'interrogatore arrivare. Diciamo così, viene tollerato un fattore di potenza non proprio unitario, ma comunque, tra virgolette, alto, cioè vicino all'unità. In particolare, il valore di riferimento che si sceglie è un fattore di potenza pari a 0,9. Cioè l'interrogatore è contento, diciamo così, si accontenta se il fattore di potenza non è proprio 1, ma 0,9. Volta sua. Questo corrisponde a un angolo φ, se non mi ricordo male, fatevi voi l'arco coseno, eccetera, di 26 gradi. Se non ricordo male, però controllate, fate l'arco coseno di 0,9 e vedete cosa viene. Bene, come fa allora l'interrogatore a incentivare i diciamo questo: l'operazione di rifasamento, quella di cui stiamo parlando, consiste esattamente nel riportare il fattore di potenza da un valore ritenuto non ammissibile al valore ritenuto ammissibile di pari a 0,9. Quindi il rifasamento consiste in questo, nel aumentare il fattore di potenza fino a 0,9. Come fa l'interrogatore a, diciamo così, obbligare o incentivare gli utenti a fare questa operazione di rifasamento? Dal punto di vista dell'utente, l'ho detto e lo ripeto, la situazione, diciamo, è del tutto trasparente, cioè tutti questi ragionamenti non incidono in nulla. Allora, quindi lasciato a sé, l'utente non avrebbe nessun interesse a operare questo rifasamento, adesso vedremo come si fa. Per incentivare l'utente a fare questa operazione, l'interrogatore stabilisce sostanzialmente delle penali. Allora, questo vale per utenze, non le utenze domestiche, ma piuttosto le utenze industriali con potenze richieste superiori a certe taglie, tipo 15 kW, eccetera. Allora, in quel caso si dice, per esempio, che fattori di potenza inferiori a 0,7 non sono ammessi, nel senso che se il fattore di potenza, a seguito di misurazione, risulta inferiore a 0,7, l'erogazione dell'energia elettrica viene interrotta. Per fattori di potenza superiori o uguali a 0,9 tutto a posto, è una situazione, diciamo così, ammessa e virtuosa dal punto di vista dell'ente. Per fattori di potenza intermedi vengono stabilite le penali, per cui si dice all'utente: guarda, il tuo fattore di potenza è troppo basso, è 0,8 tanto per dire, è troppo basso, se vuoi l'energia elettrica con questo fattore di potenza devi pagare un po' di più, devi pagare una penale.
o altrimenti in alternativa puoi operare questa operazione di fasamento che adesso descriveremo per rimetterti, diciamo, nella situazione ottimale, quella di coseno di phi 0.9. Quindi l'utente in qualche modo è spinto a o obbligato se il coseno di phi è minore di 0.7 o incentivato tramite penali se il coseno di phi è tra 0.7 e 0.9 a operare questo rifasamento. In che cosa consiste questa operazione? Allora, ritorniamo qui. Supponiamo che la situazione 1 sia la situazione cattiva, cioè in cui il fattore di potenza sia troppo basso, 0.6, ok? Quindi inaccettabile. E supponiamo che la situazione 2 sia invece quella accettabile, in cui il fattore di potenza è 0.9, ok? Quella a cui vogliamo arrivare. Allora, per riportare la corrente 1 alla corrente 2, dobbiamo in qualche modo sommare questa corrente qui. Tagliamo I con C, la corrente di correzione. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che, mai faccio qui disegno, io ho il mio carico 1, che sottoposto alla tensione V assorbe la corrente con 1. Allora, io quello che sto dicendo è che metto in parallelo al carico 1 un carico di correzione, adesso vediamo cosa c'è dentro, che assorbe una corrente I con C, in modo tale che questa corrente qui, che è pari alla somma di 1 più I con C, sia proprio pari a I con 2. Vedete, io qui, con questo collegamento, faccio in modo che la corrente complessiva I2 sia pari alla somma della corrente originale I con 1 più la corrente I con C che fluisce in questo carico. Applico la legge di Kirchhoff a questo nodo, no? E quindi, se io scelgo in maniera opportuna quello che c'è dentro questa scatola, posso fare in modo da, diciamo così, raddrizzare la situazione e portarmi da I con 1 più I con C fino ai 2 che è da me desiderato. Chiaro? Chiaro qual è la logica? Ma che cosa ci deve essere dentro quella scatola? Ma guardiamo questa corrente. Allora, la corrente con C di correzione richiesta dalla scatola di correzione è messa in questo modo. Poiché io qui sto facendo la proiezione ortogonale, I con C è ortogonale a B. Se io la riporto qui nell'origine a maggior chiarezza, sarà una cosa del genere. La vedete? L'ho presa e l'ho spostata qui a rovare. Questo angolo è pi greca mezzi perché, ripeto, qui sto facendo la proiezione ortogonale e quindi è ortogonale per definizione a B. Quindi la corrente con C è una corrente che è sfasata in anticipo rispetto alla tensione di pi greca mezzi. Tiro là quello che c'è scritto lì nel diagramma fasoriano. Quindi che bipolo deve essere il bipolo C? Deve essere un condensatore. Il condensatore ha esattamente questa proprietà, quella di avere una corrente sfasata in anticipo di 90 gradi rispetto alla tensione. Quindi io in parallelo qui al carico 1 ci devo mettere, a questo punto lo posso disegnare col proprio simbolo, un condensatore di capacità C opportuna. Poi vedremo negli esercizi come fare a determinare. Qual è la logica che c'è dietro questo? Allora, spero abbiate capito, abbiate seguito il ragionamento che qui si arriva a dire che ci vuole un condensatore parallelo per rifasare il carico. Qual è la logica? La logica è questa, possiamo interpretarla in termini di energia come segue. Allora, immaginiamo avere la situazione 1. Il carico 1, abbiamo detto, è un carico ohmico induttivo, ok? Questo vuol dire che qua dentro ci sono resistori e induttori, e l'abbiamo capito, no, questa cosa. L'induttore in particolare è un oggetto che è in grado di, sappiamo, immagazzinare e restituire energia. Questo vuol dire che
gli induttori che stanno qui dentro assorbono energia in certi intervalli e la restituiscono al resto del circuito in altri intervalli. In generale, senza che io faccia nulla, questo meccanismo fa sì che gli induttori scambino una parte di energia, diciamo, cedano una parte dell'energia in determinati intervalli di tempo anche a questo resistore qui, contribuendo quindi alle perdite. Quindi l'induttore si carica, poi si scarica e cede una parte della sua energia non solo a quello che sta qui dentro, ma anche a questo resistore qua. Quindi c'è dell'energia, diciamo così, che viaggia diciamo lungo questo circuito. Quando noi mettiamo un condensatore qua vicino, noi ci stiamo avvicinando in un certo senso ad un circuito risonante in cui c'è un induttore, immaginate qui dentro, un condensatore qua vicino, che cominciano a scambiarsi energia qui localmente. Vi ricordate la risonanza, quando l'abbiamo studiato, succede esattamente questo: induttore e condensatore si scambiano tra loro energia senza coinvolgere il resto della rete. Allora, mettere un condensatore qui, ovvero qui, non in questo caso, questo significa il rifasamento, fa in modo che lo scambio di energia avvenga localmente e non coinvolga il resto del circuito. Quindi per questo riesco a minimizzare le perdite poi nel resto del circuito, perché io localizzo gli scambi energetici, faccio in modo che l'induttore si palleggi l'energia col condensatore che sta là vicino senza coinvolgere il resto della rete. Questo è il punto di vista energetico. E da questo punto di vista capiamo anche che se il carico è ohmico induttivo, io lo devo rifasare con un condensatore, e ve l'ho fatto vedere. Ma se il carico fosse ohmico capacitivo, come dovrei rifasarlo? Con un induttore, perché devo fare tutto uguale. Se qui dentro ci fosse un condensatore, qua fuori ci devo mettere un induttore per garantire questo scambio energetico locale. Perché ricordate, la risonanza si basa sul fatto che ci sono questi due meccanismi diversi di immagazzinamento di energia, uno relativo all'induttore, uno relativo al condensatore. Mi sto chiedendo se vi fa se farvi vedere già come si dimensiona, ma sì, forse possiamo farlo perché è più o meno un esercizio, quindi neanche bene ora così. Allora adesso vi faccio vedere, poi una volta capito che qui ci vuole il condensatore, vi faccio vedere come sceglie il valore di capacità di questo condensatore. Ok, allora quindi facciamo, vabbè, facciamolo più così guardiamo un po' di lavagna, un po' più semplice. Allora, immaginiamo di avere il carico 1 che vogliamo rifasare, quindi vogliamo fare questa operazione e vogliamo sapere quanto deve valere la capacità di questo condensatore da mettere in parallelo per arrivare a rifasare il carico. Questo è l'obiettivo. Allora, questa è la situazione originaria. Questa è la situazione rifasata, le metto qui vicino, questo è il carico, questo è sempre B, questo è sempre con 1, questo è il condensatore C che voglio dimensionare. Allora, in questa situazione qui, in quella originaria, io ho che il mio carico funziona in un certo modo, assorbe la potenza P1 attiva che abbiamo già discusso ampiamente, assorbirà anche una certa potenza Q1. Sapete, Q1 è pari a V con 1 seno di fino. P1 lo scrivo anche qui, V con 1 coseno di fino. Ho riscritto le cose che conosciamo. Quindi, questo sta funzionando in questo modo. Adesso io voglio rifasarlo, cioè voglio fare questa operazione di cui abbiamo discusso. Ci aggiungo il condensatore in parallelo. Come posso studiare questa situazione? Allora, la prima cosa che osservo è che, poiché io ho messo il condensatore in parallelo qui e ho supposto questa tensione V inalterata, il carico 1 assorbe esattamente la stessa corrente.
La corrente che c'è qui è sempre V diviso l'impedenza di questo, sia qui che qui, proprio perché l'ho messo in parallelo questo carico, quindi non influenza il valore di tensione che questo carico vede. Chiaro? Bene. Se io adesso, quindi diciamo, questo oggetto qua assorbe una potenza attiva P con 1, una potenza reattiva Q con 1, uguale a quella precedente, perché la tensione e la corrente per questo carico sono lo stesso, quindi qui ottengo lo stesso valore. Adesso, se io considero un carico compressivo fatto dal collegamento in parallelo di questo impedenza originale e di questo condensatore di rifasamento, posso considerare questo come un unico carico che assorbe una potenza attiva che chiamo P-RIF e una potenza reattiva che chiamo Q-RIF. A quanto valgono questi valori di potenza attiva e reattiva di questa scatola grande ottenuta, diciamo, dal parallelo? Quindi io qui sto immaginando di aver fatto la condensazione, se volete, delle impedenze in parallelo, e quindi considero questo come un unico carico adesso. In base alla conservazione delle potenze che abbiamo discusso ieri, io posso dire che la potenza attiva della scatola grande è pari alla somma delle potenze attive dei vari componenti. Questo l'abbiamo visto ieri e abbiamo, diciamo, sfruttato la conservazione delle potenze per arrivare a questo risultato. Poiché potenza attiva e reattiva si conservano entrambe, possiamo a entrambe applicare questo ragionamento e arrivare a quello che c'è scritto alla lavagna. D'accordo? Allora, che altro sappiamo oltre a questa cosa che, diciamo, viene fuori dalla conservazione delle potenze? Allora, la prima cosa che sappiamo è che il condensatore di rifasamento assorbe solamente potenza reattiva. Vi ricordate, ieri abbiamo visto che i condensatori assorbono potenza attiva 0 e potenza reattiva quello che è, tra un minuto lo ricorderemo. Quindi lo scriviamo là, P con C uguale 0, Q con C uguale meno omega C V al quadrato. Ricordate, potenza reattiva negativa, con la formula che abbiamo studiato ieri, veniva fuori quel valore là. Ok? Bene, ma che altro conosciamo? Beh, conosciamo anche il valore dell'angolo di carico, del carico complessivo, che deve essere quei famosi 26 gradi che abbiamo detto prima. Cioè, noi sappiamo che, vedete, qui abbiamo 1 su più 1 uguale, quando faccio il rapporto, qua viene la tangente di fi con 1. Vedete? Se io faccio lo stesso ragionamento qua, avrò Q RIF diviso P RIF uguale la tangente dell'angolo di rifasamento pari a quei 26 gradi che dicevamo prima. E questo è l'obiettivo a cui voglio arrivare. Davanti, quindi questo lo conosco. Mettendo tutte queste cose insieme, che cosa ho? Ho che, allora, facciamo il rapporto direttamente, qui abbiamo Q1 più QC diviso P1, ho fatto il rapporto di questo diviso questo, ricordando che PC è pari a 0, uguale tangente di FIRIF. Chiaro come viene fuori questo? Ho fatto questo diviso questo, che fa tangente di FIRIF, e poi qui ho osservato, questo l'ho lasciato tale quale, e questo ho osservato che P con C è pari a 0, non l'ho messo proprio. Allora, Q1 su P1 è la tangente di FI1, quindi abbiamo tangente di FI1 più QC diviso P1 uguale tangente di FIRIF. Ovvero ancora, finito la lavagna, devo per troppo continuare qui, continuo qui sotto, QC uguale
più 1 tangente di phi rif meno tangente di phi con 1. La porto dall'altra parte. Ok? Adesso ricordo che QC ha quell'espressione, quindi meno omega C V quadro uguale P con 1 tangente di phi rif meno tangente di phi 1. Ossia ancora C uguale P con 1 diviso omega C tangente di phi 1 meno tangente di phi rif. Ho diviso semplicemente, no? Scusate, omega pi quadro, ho finito. Ho cambiato il segno, no? Questa espressione, vedete? Questa espressione mi esprime la capacità del condensatore in termini di tutte quantità note. P con 1 è la potenza attiva assorbita dal carico originario, quindi la conosco. Omega è la pulsazione, 314 radianti al secondo, salvo indicazione contraria. V al quadrato è il quadrato del modulo della tensione, che pure conosco, sarà per esempio 120 volt se uso la tensione di rete. Tangente di phi 1 è la tangente dell'angolo di carico del carico originario, quindi lo conosco. Tangente di phi rif è la tangente di 26 gradi, quindi lo conosco. Quindi queste sono tutte quantità note. E quindi posso determinare quanto vale la capacità del condensatore necessario al rifasamento. Una cosa che voglio far osservare: se a causa di errori di calcolo o quant'altro vi venisse una capacità negativa, avete sbagliato da qualche parte, o avete sbagliato un calcolo, oppure può essere che il carico non avesse bisogno di rifasamento, magari il coseno di phi era già 0.95, tanto per dire, e allora chiaramente non va rifasato il carico. In quel caso vi era una capacità negativa, che è indice di cosa? Del fatto che il rifasamento non è necessario, non va fatto. Quindi non mi scrivete sul compito una capacità negativa, perché quello è un errore di calcolo di quelli, diciamo, concettuali, perché la capacità è una quantità intrinsecamente positiva. Va bene. Allora, ci sono domande su questo? No? Allora, andiamo avanti un po', poi facciamo la pausa fra qualche minuto. Allora, quello che facciamo adesso è lo studio di particolari circuiti a regime sinusoidale che vengono detti sistemi trifase. Me lo scrivo qua. I sistemi di fase altro non sono che particolari circuiti a regime sinusoidale. Quindi da questo punto di vista non è che aggiungiamo nulla di teorico, ecco. Sono circuiti a regime sinusoidale, quindi teoricamente noi potremmo studiarli come già abbiamo imparato a fare. Tuttavia, essi hanno delle peculiarità che poi approfondiremo nel corso di queste lezioni, che li rendono estremamente diffusi. In altri termini,
una gran parte della distribuzione dell'energia elettrica che viene fatta nelle abitazioni o nelle, per le aziende e così via, viene fatta utilizzando reti, sistemi, reti, circuiti, trifase. Quindi sono estremamente diffuse questi sistemi. E quindi come tali sono stati sviluppati, diciamo così, dei metodi ad hoc per affrontare l'analisi di questi circuiti. Quindi, benché siano niente di diverso dai circuiti a regime sinusoidale, il tipo di quelli che già conosciamo, ha senso studiarli specificamente perché sono estremamente diffusi. Okay? Allora, in che cosa consistono? Allora, vi faccio prima un disegno che vi prego di non ricopiare, o se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo, perché poi lo cambierò rapidamente. Allora, immaginate, faccio un disegno che a prima vista vi sembra un po' strano, poi spero sarà chiaro il perché. Allora, fatemelo fare e poi lo commentiamo. Allora, consideriamo tre generatori. Ciascuno dei quali alimenta una impedenza. Supponiamo per il momento che le impedenze che alimentano questi tre generatori siano uguali. Poi rimuoveremo questa ipotesi. Allora, chiamo Z queste impedenze che abbiamo detto sono uguali. E 1, 2, 3 sono le tensioni di riferimento. Allora, i tre circuiti in questione sono questi. Vedete, così come li ho disegnati, ciascun generatore alimenta la propria impedenza secondo quello che ci dice questa topologia circuitale. Ciascuno avrà la sua corrente, abbiamo gli 1, i 2 e i 3, e non c'è niente da dire. Allora, è chiaro che dal punto di vista del funzionamento di questo circuito nulla cambia se invece di avere questi tre fili di collegamento separati, io li metto insieme. Se io faccio cioè questo, questa, questa operazione. Faccio un unico filo di ritorno, diciamo così, fatto in questo modo. Il funzionamento del circuito, se ci pensate, è esattamente lo stesso di prima. Questo che abbiamo disegnato la lavagna è un sistema trifase. Dobbiamo però dare un po' di nomenclatura adesso. Allora, quello che diciamo noi per i sistemi trifase si può estendere ai sistemi cosiddetti polifase. Qui abbiamo, vedete, tre fasi perché abbiamo tre generatori, tre impedenze. Quindi si parla di sistemi trifase, questo modo. In generale potremmo avere sistemi polifasi con più fasi. Questi trifasi sono più di gran lunga più comuni degli altri, quindi ci focalizziamo su questo. Allora, cominciamo dal parlare delle tensioni. Allora, supponiamo che le tre tensioni adesso le metto nel dominio del tempo abbiano questi andamenti.
Quindi le detenzioni non sono prese a caso, ma sono fatte in questo modo. Hanno la, hanno la stessa pulsazione, perché sempre di circuiti a regime sinusoidale stiamo parlando, chiaramente. Hanno la stessa ampiezza, quindi lo stesso valore efficace, chiamato di grande, e sono sfasate fra di loro di 2 pi greca terzi, in quest'ordine. Se io volessi fare il diagramma fasoriale, avrei una cosa del genere. Se questo... facciamo, allora, facciamo i fasori prima e poi facciamo il diagramma fasoriale. Allora, il fasore con 1 sarà pari a E. Il fasore con 2 sarà pari a E per E elevato a meno J di 2 pi greca terzi. Il fasore con 3 sarà pari a E per E elevato a più J di 2 pi greca terzi. La regola di corrispondenza la conosciamo, no? Quindi non ho fatto niente particolare. Adesso facciamo il diagramma fasoriale, che ci viene più semplice. Così, se questo è E1, E2, vedete, è sfasato rispetto a E1, ha la stessa lunghezza intanto, il modulo è lo stesso, ed è sfasato rispetto a E1 di 2 pi greca terzi in ritardo, vedete, c'è un segno meno. Quindi sarà una cosa del genere, questo è 2 pi greca terzi, questo sarà E2. D'accordo? E3, come sarà fatto? Avrà sempre la stessa lunghezza e sarà sfasato in 2 pi greca terzi in anticipo questa volta rispetto alle 1, vedete? Ne segue che anche quest'angolo ovviamente è 2 pi greco terzi. L'angolo giro è 2 pi greco, quindi se questo è un terzo, questo è un terzo, questo è il rimanente terzo. Quindi sono questi tre fasori sono epispaziati in angolo, spaziati. Allora, un insieme di tre tensioni con queste proprietà, cioè con tre fasori che hanno la stessa lunghezza e spasati di 2 pi greca terzi l'uni dagli altri, si chiamano un sistema simmetrico diretto di tensioni. Trifase, un sistema trifase simmetrico diretto di tensioni. Simmetrico perché il modulo è lo stesso e sono equispaziati. Diretto significa che si inseguono in quest'ordine. Se io avessi scambiato i posti dei 2 e dei 3, avrei avuto un sistema simmetrico inverso questa volta. Noi usiamo solo i sistemi simmetrici diretti, poi i sistemi simmetrici inversi vedrete nei corsi di minuto. Abbiamo questo sistema trifase con una terna simmetrica diretta di tensioni, cioè con quelle proprietà. Ah, una cosa vale la pena di osservare, facciamo vedere questo e poi ci fermiamo con un po' di pausa. Allora, magari faccio così, mi metto in un angolino i valori di seni e coseni di angoli notevoli che ci servono. Questi sono seni e coseni di alcuni angoli che poi ci servono. Allora, quindi andiamo qua, diciamo, conservati. Allora, la cosa che vi volevo far osservare è che quando io ho a che fare con un sistema simmetrico diretto di tensioni di questo tipo, la somma E con 1 più E con 2 più E con 3 fa una cosa particolare, vediamo. Allora, sostituiamo, abbiamo E più
è per E elevato a meno J 2π greca terzi più E per E elevato più J 2π greca terzi. No, qua non mi basta la lavagna, lo riscrivo qua, se no poi impazzisco. Scusate, lo riscrivo qua. E con 1 più con 2 più E con 3 uguale E più E che moltiplica E elevato a meno J2π greca terzi, quindi abbiamo coseno di meno 2π greca terzi più J seno di meno 2π greca terzi più E che moltiplica E elevato a più J2π greca terzi, quindi coseno di 2π greca terzi più J seno di 2π greca terzi. Vabbè, ho usato la formula di Eulero, no? Penso che fin qui mi seguite, giusto? Allora, a questo punto che cosa osservo? Qui abbiamo E più... Allora, il coseno è una funzione pari del suo argomento, quindi coseno di meno alfa è uguale al coseno di alfa. Funzione pari, questo significa. Questo vuol dire che quando io vado a fare questo più questo, il coseno di meno 2π greca terzi è uguale al coseno di 2π greca terzi. E quindi qua viene due volte, quindi sempre è grande, per il coseno, due volte il coseno di 2π greca terzi. Ok? Il seno invece è una funzione dispari, che vuol dire che seno di meno 2π greca terzi è pari a meno seno di 2π greca terzi. È come se tirassi fuori il seno da una funzione dispari. Quindi quando vado a fare questo più questo, il risultato viene 0. Si compensano perfettamente. Quindi la parte immaginaria, il coefficiente immaginario è 0 di questo numero complesso. Quindi rimane solo questo. Metto E grande in evidenza, viene 1 più 2. Coseno di 2π greca terzi è meno un mezzo. Meno un mezzo. Risultato 0. Quindi la somma di tre tensioni con quelle proprietà è pari a 0. Lo potremmo vedere anche graficamente. Se io facessi graficamente la somma di E2 e E3, avrei un fasore che compensa esattamente 1. Quindi quando li vado a sommare viene 0. Cioè, se io facessimo la regola del parallelogramma qui, otterrei per simmetria una cosa che è uguale opposta a 1. E quindi viene fuori 0. Quando sommo tutti e due. Ok? Quindi la somma di questi tre fasori viene fatta a 0. Questa poi ci tornerà utile questa proprietà, quindi è bene averla in mente. Anzi, la scrivo qua direttamente come risultato, poi che ce la conserviamo. Va bene, allora direi che facciamo un po' di pausa.